zone mangia rifiuti in grado di raccogliere fino a 60 kg di detriti galleggianti. Si chiama Pixie Drone e per 2 anni navigherà e proteggerà i corsi d'acqua della città di Milano. Ai microfoni di Pop News ci racconta il progetto realizzato in collaborazione tra LifeGate, il comune di Milano, e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, l'AIAL Andreoletti, Head of Environmental Projects di LifeGate. Il Pixie Drone è uno degli strumenti, delle soluzioni che LifeGate ha attivato per combattere il problema delle plastiche e delle microplastiche negli specchi acquei di mari, laghi e anche darsene cittadine. Infatti abbiamo proprio il nostro Pixie Drone nella darsena di Milano. È uno strumento che naviga grazie all'uso di un telecomando a una distanza di 500 metri e che è capace di catturare macro detriti galleggianti fino a 60 kg di recupero di questi rifiuti per ogni missione svolta. Ma dove vanno a finire i rifiuti raccolti da questo drone navigante? Abbiamo la fortuna di collaborare con il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, che è proprio quell'ente che ha preso accordi col Comune di Milano per realizzare non solo attività di riqualificazione, di cura delle alzaie, di tutti i navigli e della darsena, ma anche proprio di raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti, una volta portati a terra, vengono differenziati, ci sono proprio dei bidoni di raccolta che sono dedicati solo a questa attività, quindi i rifiuti vengono differenziati e poi conferiti alla raccolta in base alle disposizioni normative del nostro comune. Oltre allo scopo pratico, quello di raccogliere i rifiuti, appunto, il drone punta anche a sensibilizzare la popolazione meneghina e le migliaia di turisti in città. Questi strumenti ci possono aiutare e accompagnare, non solo svolgendo un'opera, che è quella della raccolta dei rifiuti, ma anche facendosi notare. E facendosi notare evidentemente attrae curiosità e quindi possiamo spiegare e raccontare alla cittadinanza, ai vari enti coinvolti, quello che è il problema, quello che è il fenomeno e quindi contribuire evidentemente a cambiare i comportamenti. Infatti proprio in darsena il grosso dei rifiuti non è un caso, visto che è uno dei luoghi più amati della movida milanese, quindi più frequentati dai cittadini e dai turisti, lo recuperiamo durante il weekend e subito successivamente. È importante perché vedendo cosa raccoglie il Pixie Drone, le persone comprendono che quel rifiuto è molto simile a qualcosa che hanno avuto in mano poco prima e quindi questo contribuisce a cambiare. E a essere preservata grazie alla raccolta della plastica è anche la nostra salute. Le plastiche sono un grosso pericolo. Quelle che prendiamo sono quelle che vediamo ed è fondamentale prenderle prima che diventino qualcosa di molto invisibile, che sono le microplastiche, perché le plastiche in acqua purtroppo si disgregano, diventano piccoli pezzetti e questi pezzetti così piccoli vengono confusi dai pesci per cibo, che nutrendosene loro rischiano di morire e noi in generale poi anche di trovarli nelle nostre tavole. Pensate che uno studio recentemente ha stimato che ogni settimana mangiamo l'equivalente di una carta di credito di plastica, quindi 5 grammi a settimana. È qualcosa che ci deve evidentemente preoccupare perché un problema che abbiamo causato noi ci torna letteralmente indietro. Non solo Milano, il capoluogo lombardo diventa un banco di prova per questo nuovo drone mangia rifiuti. Milano da diversi anni è diventata un po' una sorta di capitale della sostenibilità in Italia. Un territorio curato è più difficile da sporcare, ci si sente un po' più in colpa. Dall'altra parte ricordiamoci sempre che il mare inizia dalla città, anche da Milano, perché questi nostri gesti di incuria, di sbadataggine, possono poi avere una conseguenza diretta sulle nostre acque, sui laghi e anche sui mari. Perché non sempre i sistemi di filtrazione delle nostre acque urbane riesce a impedire l'accesso di plastiche e di microplastiche nei nostri mari e nei nostri laghi. Quindi certamente vogliamo avvicinare molte altre realtà
Noi lavoriamo già in oltre 100 porti in Italia con tante tecnologie e tante soluzioni, lavoriamo appunto su mari e su laghi. È straordinario per noi riuscire ad entrare in città dove è meno intuitivo il rapporto con l'acqua. Certamente usciremo anche da Milano, arriveremo anche in altre grandi città. Ci teniamo però a completare questa sfida a Milano perché crediamo che sia una città particolarmente pronta e che potrebbe quindi diffondere un modello di comportamento e dimostrare come i comportamenti possano cambiare se rese accessibili le informazioni. Questo drone innovativo fa parte di un progetto più ampio che mira a proteggere le nostre acque, il Water Defenders Alliance. Il Pixie Drone è uno degli strumenti che abbiamo a disposizione all'interno della nostra Water Defenders Alliance, una vera e propria alleanza che abbiamo creato per difendere le nostre acque. È un'alleanza composta da vari soggetti della società civile, le aziende, le persone, i porti, le istituzioni, ma anche gli enti di ricerca e le università. Abbiamo individuato tre grandi problemi delle nostre acque. Uno è quello legato alle plastiche, poi abbiamo purtroppo anche gli sversamenti accidentali di idrocarburi, anche da piccolissime imbarcazioni, da piccoli diportisti e pescherecci, e infine la fragilità dei nostri habitat. Per ogni problema abbiamo trovato delle soluzioni molto concrete, misurabili e science-based. Ogni figura dell'alleanza può avere un ruolo fondamentale per difendere le nostre acque. Possiamo scoprire di più sul sito waterdefenders.it o sul sito livegate.it.